Non c'è pace per il cantiere delle Paratie Nuova Tegola. Le riserve avanzate da Sacaim, l'azienda che si è aggiudicata i lavori sul lungo lago, ammontano a 11 milioni di euro. La notizia è stata comunicata ieri sera al Consiglio Comunale di Como dal sindaco Mario Lucini. Il primo cittadino ha rivelato l'esatto importo delle riserve avanzate dall'impresa veneta. Si tratta cioè di denaro che l'azienda incaricata dei lavori chiede all'amministrazione per una serie di questioni, ancora da chiarire nel dettaglio, dal fermo cantiere a inghippi tecnici, ovvero spese non concordate che ritiene di aver dovuto sostenere. Una richiesta milionaria che in astratto potrebbe portare il conto finale del cantiere a 42 milioni di euro. La documentazione presentata da Sacaim con la somma di 11 milioni ora deve essere vagliata dagli uffici comunali. La cifra infatti potrebbe essere contestata, ridimensionata alla luce anche della terza perizia di variante ormai ultimata, oppure, tra le altre possibilità che si aprono, si potrebbe arrivare ad una trattativa tra Palazzo Cernezzi e azienda. Le riserve, diversamente dalle penali, lo permettono. A questo proposito basti ricordare l'accordo bonario del 2012, quando Palazzo Cernezzi versò all'impresa 2,9 milioni di euro a titolo risarcitorio per il fermo lavori durante il caso del muro e per altri problemi. Allora la richiesta iniziale fu tra le due e le tre volte maggiore.